Ave Maria. E la capacità di riuscire a percepire quello che gli altri provano, ciò che gli altri senti, provano, a capire, in certo senso proprio a sentire i sentimenti, i bisogni, gli stati d'animo, anche i valori, tutto il vissuto interiore, cosa prova, cosa sente l'altra persona. E l'empatia implica la capacità di, la capacità di sapersi astrarre momentaneamente, cioè di staccare momentaneamente per un po' dal proprio schema di riferimento interiore, cioè dal proprio modo di pensare e sentire, dai propri bisogni attuali, dai propri problemi di quel momento, per potersi così non concentrare e capire quelli dell'altro. Se uno purtroppo non ha preso dei propri problemi, troppi bisogni, proprie esigenze, troppo forti, inappagate, non riuscirà ad essere empatico. Perché questi i suoi bisogni, i suoi sentimenti, i suoi problemi sono troppo forti e occuperanno tutto lo spazio mentale. Non riuscirà ad essere a capire in profondità l'altro. E quindi la capacità di mettere un po' da parte le proprie esigenze, i propri bisogni, i propri sentimenti, la propria interiorità per riuscire ad empatizzare bene, che non significa però perdere completamente il contatto con se stessi, riuscire a mettersi da parte momentaneamente per riuscire a focalizzarsi sull'altro. E come dicevo prima, per poterlo fare è necessario un certo equilibrio interiore, cioè che ti aiuta stia bene con se stesso, cioè non siano attivi i tuoi problemi, bisogni, sentimenti molto forti, altrimenti non riuscirà a metterli da parte. L'empatia non è solo una questione cognitiva, cioè non si tratta solo di capire cosa l'altro sta provando, che ne so, è triste, è allegro, in maniera fredda, distaccata, non è questa l'empatia. L'empatia vera, quella che aiuta, secondo Rogers, è un fatto non solo cognitivo, ma anche emotivo, affettivo. Cioè, per essere efficace bisogna riuscire anche un po' a sentire ciò che l'altro sente, come si sente l'altro. In una certa misura occorre anche un po' coinvolgersi emotivamente. Per esempio, pensando a come ci si è sentiti quando ci si è trovati in una situazione simile a quello in cui si trova l'altro, per sentire anche un po' in quel momento veramente come si sta sentendo l'altro. Quindi non soltanto capire cognitivamente, ma anche un po' proprio lo sentire. Ti aiuta ad essere capace di non farsi un'altra volta dalle emozioni che sente. Questo controllo di chi aiuta è cruciale, è molto importante per il cliente, deve essere percepito dal cliente. Cioè il cliente, perché in questo modo gli si offre la sicurezza di sapere che sebbene lui possa sentirsi disperato, magari perso nel suo mondo, chi lo aiuta, sì, riesce a capire, anche un po' a sentire come si sente lui, ma resta comunque equilibrato, tranquillo, affidabile, allo stesso tempo sensibile nei suoi confronti. Quindi non è che bisogna pur sentire, ma non farsi coinvolgere completamente, sopraffare delle emozioni dell'altro, magari ripensando come ci si è sentiti o ritornando ad una situazione simile. Comunque l'empatia non è così semplice, come l'accettazione, sempre semplice, perché bisogna avere un controllo dell'empatia, della propria empatia. Se riusciamo a calarci dal punto di vista dell'altra persona, anche emotivamente sarà più facile convincerla che la comprendiamo, che riusciamo a capirla e ne rispettiamo il suo punto di vista. Si sentirà quindi capita, più valorizzata e meno a disagio. Ora, per meglio capire il suo punto di vista,
dobbiamo comunque riferirci al suo contesto, che non è il nostro, che non può tener conto di variabili come genere, orientamento sessuale, estrazione culturale, età, fase della vita. Per esempio, di fronte a un determinato problema, una persona giovane e un'anziana potrebbero reagire in modi completamente diversi. Per cui, per capire come si sente quella persona, bisogna pensare a come ci si sentiva quando si era di quell'età, magari, no? Pensare, magari, se si vuole capire come si sente un adolescente che sta dicendo un problema, mi devo riferire a come, no? A quell'età, come mi sentivo io a quell'età, in questo senso. Quindi la madre, anche magari una madre che vuole capire sua figlia, anche la madre è stata adolescente, e quindi deve pensare, è facile che riesca a capire come si sente la figlia grazie alla sua esperienza personale di quando era lei, sì, ricordandosi come stava lei l'adolescente. E così anche perché aiuta a livello più professionale, un counselor, un assistente sociale, un insegnante, un psicologo. Insomma, ognuno è quello che è, in definitiva. Con i suoi pregi, i suoi difetti, difficilmente cambierà. Difficilmente cambierà come persona. Ognuno è quello che è. In un clima favorevole di accettazione, autenticità e di empatia, riuscirà ad accettarsi. E questo è fondamentale, per lui e anche per l'ambiente. Riuscirà ad accettarsi completamente, cioè accetterà tutti gli aspetti di sé, tutte le sue esigenze, le sue inclinazioni, anche quelle che prima rifiutava di sé, anche i propri limiti. E questo che poi la porterà a rasserenarsi, a riattivare la sua valutazione organismica, ad accettarsi e a rivolgersi verso una vita più soddisfacente, alla sua vita, cominciare a dirigere la direzione di cui io ho parlato prima, andare in quella direzione facendo riferimento alla propria valutazione organismica. Rogers definì chi raggiunge questo stato di vita, vita piena, una persona pienamente funzionante, cioè allora la persona veramente funziona al massimo, secondo me. Quanto alla capacità di lasciar funzionare naturalmente l'intero organismo, di saperlo ascoltare e di lasciarsi guidare